Stadio Barbetti di Gubbio, Pescara caccia al riscatto dopo il KO casalingo col Pineto, squalificati Plissari e Brosco per la prima volta dall'inizio, Saio e Moulet, in totale 6 novità, da Gasso non al meglio, al suo posto Tuniov, davanti torna Tonin, chance per Ferraris, Gubbio con 7 assenze, cambio modulo 4-3-1-2, David Mezzala tra le linee maestro alle spalle di Dursi e di Fossati, l'arbitro è il signor Mastro Domenico della sezione di Matera, qui scappa via D'Aquino, la sterza il suo tiro con il destro riesce in qualche modo a deviare il pallone, il portiere a respingere il portiere Saio e poi non corre rischi Moulet, attenzione qui infortunio clamoroso direi, errore grossolano di Venturi, cerca di approfittarne Merola che non è fortunato, Merola nel rimpallo gli scappa la palla e poi spesce sull'esterno della rete, 25esimo minuto, ci prova Zallu, il pallone scende all'improvviso e sfiora la traversa della porta, difesa da Saio, poi su calcio d'angolo dalla parte opposta, chiara occasione da gol sprecata da Merola, palla rimbalza, c'è una disattenzione del reparto arretrato su cross da calcio d'angolo di Tuniov, qui c'è un bello scambio tra i giocatori del Pescara, il servizio in profondità di Balzania per Ferraris, decisivo Venturi in uscita bassa sull'attaccante biancazzurro, 47esimo, siamo nel secondo tempo della partita con la ripartenza di Tonin che viene steso così da Proietti, grave fallo di gioco evidentemente, lo interpreta così l'arbitro Mastro Domenico della sezione di Matera, rosso diretto per uno dei tanti ex di questa partita, cambia la storia del match, Gubbio in 10 uomini, bravissimo Valzania, apre il campo per Pierozzi, duplice deviazione, palo e poi guizzo rapidoso di Merola, quarto sigillo in campionato, 60esimo minuto, dunque si sblocca la situazione, rivediamo la grande giocata di Valzania, il destro di Pierozzi, poi una deviazione, l'altra del portiere palo e tapin di Merola e qui c'è un'altra opportunità per il Pescara, Ferraris che viene chiuso in calcio d'angolo dalla difesa di casa, nel frattempo sono entrati altri giocatori, il Pescara passa al 4-2-4 con Tonin che affianca Vergani, il gol del 2-0 al 73esimo, cross di Moruzzi a vuoto, completamente a vuoto il portiere Venturi, forse con la sagoma tocca il pallone, a nostro avviso lo ha toccato Ferraris, dunque quarto gol in campionato per il classe 2003, la traversa di Vergani è entrato in corso d'opera, dunque Vergani che sfiora il tris 83esimo, vediamo Dursi, la prima vera parata della partita di Saio, in due tempi si salva l'estremo difensore del Pescara che rimpiazzava lo squalificato Plissari, Saio classe 2002 scuola Sampdoria 91esimo, difesa che prende una sbandata qui, però attenzione, ci potrebbe essere anche il fuorigioco di Rocchi che viene servito da un compagno di squadra, ci sono anche delle proteste, neanche tanto accese a dire il vero da parte dei difensori della squadra biancazzurra, rivediamo il filtrante, tutto solo Gabriele Rocchi, fredda il portiere Saio al 91esimo, dunque vittoria col brivido, ma attenzione perché il Pescara potrebbe segnare anche il terzo gol con Balzania, la palla finisce al lato, c'è stata anche una deviazione, 94esimo, si chiude qui la partita, il Pescara riparte con autorevolezza, vince 2-1 a Gubbio, più 6 sulle immediate inseguitrici che devono ancora giocare.